Tu hai raccontato che questa idea del film nasce inizialmente come spettacolo teatrale, confermi? Allora, praticamente lo vedete alla fine, cioè, si capisce da dove prende spunto il film. Quindi non lo sto neanche a dire. Avevo scritto questa storia per fare un monologo teatrale, perché io faccio questi monologhi storici dove prendo le vesti di un personaggio umile, un servo di solito. Adesso ho appena finito la storia della controfigura di Mussolini, prima avevo fatto la storia del cuoco dell'ultima cena, prima ancora il cameriere di Rossini, adesso lo spettacolo che debutterà a ottobre, spero di venire anche a Fano, è la storia del garzone balbuziente di Michelangelo Buonarroti, che difatti lo spettacolo si intitola Perché non parli? Così racconto la vita di Michelangelo, il Rinascimento, partendo da uno sfigato, così come io sono. E così avevo scritto questa storia di raccontare la guerra praticamente dal punto di vista di uno che non l'aveva fatto, che non era in guerra ma non gli era mai successo niente, tipo un po' il deserto dei Tartari, non so se avete letto Dino Buzzati, uno che va in, e anche nel film la guerra non c'è, cioè, perché ho pensato è un po' come oggi, anche oggi così, no? Come dice Papa Francesco, siamo in guerra. C'è la terza guerra mondiale, cioè la guerra incombe, è come se sentissimo il rumore di questo pericolo. E così ho voluto raccontare questa storia per il teatro. A un certo punto, 2 anni fa, ero a Brescia a fare uno spettacolo, si presenta uno e dice: ti ricordi di me? No, venivo nella pensione Cinzia 45 anni fa. Porca madonna, sì, sono Marco Preti. No, vigliacca, boh, allora cosa fai, cosa non fai? Sto Marco Preti mi racconta che lui ha fatto per tanti anni l'alpinista, era amico di Manolo e Patrick de Gaillardon, poi a un certo punto questi gli hanno chiesto fammi un video e lui ha cominciato a fare i video in alta montagna e fa il documentarista. Ha girato il mondo, adesso lavora per Discovery Channel, National Geographic, praticamente mi fa, scusate, ma questo qui non è una roba da fare, bisogna fare un film.